Buonasera, c'era una volta il West. Oggi apriamo questa edizione dello specchio con un'armonica a bocca leggendaria, una melodia che è nel leggendario collettivo di tutti, penso. E facciamo così perché così ha voluto il nostro ospite, che è un militare professionista dell'esercito svizzero, brigadiere, ma attenzione, notizia recente: è stato nominato divisionario. Vi assicuro che in Svizzera ce ne sono pochi. Lui è un uomo. Carico di umanità, di empatia e per chi l'ha sentito a Rete 3 al villaggio è un uomo anche molto simpatico. Insomma, dopo la radio, mi sa che oggi gli tocca anche la televisione. Diamo il benvenuto a Maurizio Datrino. Buonasera. Buonasera a lei. Ecco, io brigadiere, vedo una stella che sta a indicare il grado di brigadiere. Quella di, divisi, di, eh, di divisionario arriverà a luglio. Il esatto, il primo di luglio. Ecco. Peserà quella stella? Piserà? Adesso non glielo posso dire. O se mi permetti, io ti do del tu. Eh, Va bene, io ecco. Perché io di solito sì. do del tu a tutti, per cui eh, non ti so dire se peserà o meno, in quanto non, ho ancora, non ho ancora assunto questa funzione. No, mi ha trovato simpatica la scelta di partire. Con eh, c'è chi li chiamava gli spaghetti western, no? Questa armonica Morricone, Sergio Leone, insomma, in quel film poi c'era anche Claudia Cardinale. Diciamo che è un film leggendario. Come mai un brigadiere dell'esercito e futuro divisionario si è presentato con tutto questo armamentario immaginifico? Ma perché dico la verità, io sono un onnivoro della musica, cioè a me piace tutto. È stato estremamente difficile, quasi. La domanda più difficile <ride> è quella: qual è la canzone? Mm -hmm. E tra tutte, eh, L'uomo dell'armonica è qualcosa di eccezionale perché mi fa rivivere la scena più drammatica che un po' accompagna tutto il film de del Giovane Armonica. Charles Bronson, eh, ragazzino mitico. con sulle spalle il fratello che aveva il capio al, al, uh, aveva il capio al collo e Henry uh, Fonda, Frank, gli mette in bocca l'armonica, il fratellone per non avere questo peso sulle spalle al, al, al giovane armonica gli, lo spinge via in maniera tale che rimane impiccato perché uh, per non avere sulle spalle questo... Questo carico è tremendo, dunque è una, una forte carica emotiva, emozionale, estremamente drammatico e dunque fra tutte le canzoni e le musiche, questa è quella che mi... Io associo sempre l'uomo dell'armonica a questa scena del... Che è, il giovane sì, armonico. Che è, è, estremamente estremamente è drammatico. È estremamente drammatico. Questo film si ricorda, ti ricordi? Allora, eh, sarò un po' in difficoltà perché di fronte alla divisa C è di così alto livello, dare del sì. tu, ma ci provo perché me lo hai certo. chiesto eh, tu. Ehm. Dove hai visto questo film? Guardavate i film in casa, ad Arbedo, con Papà Capotreno? Avevate l'abitudine di guardare dei film insieme o no? No, era estremamente difficile guardare i film assieme visto i turni di mio padre. Però mio padre era, era appassionato di film western. Adesso dirti esattamente quando è la prima volta che ho visto il film, ma era un ragazzino. Mi ricordo la scena, a me è rimasta la scena del, del ragazzino, che poi è la scena finale del, certo. del film, del ragazzino con alle spalle il fratello. Però non ti so dire sì. francamente. Ma che clima La... si respirava in casa da Trino mm -hmm. ad Arbedo? Eh, clima presumo di una famiglia tranquilla di ferroviere, madre casalinga, una sorella, una vita tranquilla da ferroviere in un quartiere anche praticamente l'80% di ferroviere a scuola, agli elementari di Bellinzona. Di ferrovieri, eravamo praticamente tutti o ferrovieri per la posta o gente che lavorava in posta, i genitori erano per i grandi simboli svizzeri, no? la ferrovia e la posta, ma l'esercito quindi non si respirava in casa? Assolutamente no, perché mio mm. padre ha fatto la scuola recluta nel 1954 a Brook, poi ha fatto un paio di corsi di ripetizione. Poi, essendo personale viaggiante, è stato esonerato dal prestare servizio perché io non ho mai visto una divisa, un uniforme militare al di fuori di quella dell'uniforme di mio padre come capotreno. E allora la domanda, diceva uno, mi sorge spontanea, com'è <coughs> che questo ragazzo di Arbedo dopo la scuola recluta ha detto ok, sì, questa è una vita che potrebbe far per me? Eh, beh, ovviamente come tutti sono stato. abbiamo dovuto fare servizio militare. E per ragioni X ho spostato il mio servizio militare, ho previsto a Tun, sono andato ad Airolo perché quell'ora ero guardaline in Serie A sì. e, e dunque per me era più conveniente effettuare la scuola recruta ad Airolo poiché l'arbitro principale, cioè. che era Renzo Peduzzi di, di Roveredo e Gioni, veniva a prendermi al, al sabato, era più comodo fare il viaggio con lui da, ad Airolo. Mm -hmm. Quando ero recta non è che ero particolarmente, cioè dovevo farlo e punto e basta, e addirittura per la mia carriera arbitrale era quasi un ostacolo. Mm. Però dovevo farlo e dovevo farlo bene, perché altrimenti non ricevevo i congedi. Al, a, a, per partire prima perché allora si andava ancora a militare fino alle 3 del pomeriggio per, cui per avere i congedi per poter partire alle 10 di mattina o alle 12 dovevo comportarmi bene, impegnarmi <ride> per cui a, a causa della, di questa, del fatto di comportarmi bene per avere i congedi per andare ad arbitrare ha fatto sì che mi hanno scelto per fare il caporale e poi da lì... Comunque. Oltre questo assunto etico di fare bene le cose, che è una cosa sì. che conta e come, anch'io con i miei figli dico, ma fate bene le cose, però c'è quasi un elemento di, di casualità, una grande passione della vita, una carriera straordinaria, perché lo ricordiamo, i divisionari sono 15, una quindicina, una quindicina sì. in sì. Svizzera, sì. E alla fine una grande passione è nata quasi così, casualmente è andata... In modo naturale. No, no. no perché ci sono, se qualcuno guarda dei, dei colleghi di scuola del ginnasio, della scuola cantonale di commercio avranno un'altra opinione. opinione. <ride> e, e lì, dopo che ho fatto appunto ho due anni di scuola cantonale di commercio, con risultati un po' così, eh, mio padre mi ha, mi ha detto adesso deve fare l'apprendista e lì ho fatto il click probabilmente quando ho iniziato a fare qualcosa l'ho iniziato bene perché all'inizio no, ero tutt'altro ero tutt'altro che così <ride> Comunque poi è arrivato il diploma di eh, meccanico di camion. Esatto. Battisti, visto che abbiamo già parlato di musica, lei se lo ricorda, c'è cioè, sì", nella canzone Si sì, Viaggiare, sì, viaggiare c'è certo. quel gran genio di un mio amico Mico... con un cacciavite mano in mano, fa miracoli. Lui esatto. saprebbe eh, riparare. Saprebbe sì. come fare, sì, saprebbe, sì, riparare. saprebbe riparare. Lei oggi saprebbe mettere le no. mani in un camion? No, no. no. no perché... Avendo appunto iniziato il mio apprendistato già con due anni di, recupero, di ritardo rispetto a tutti gli altri, io ho finito il mio apprendistato col certificato federale di capacità. Poi ho iniziato la mia attività militare e non ho più toccato un cacciavite, una chiave inglese. No. Sì, poi scuole altre ne sono arrivate perché mentre lei saliva di grado, mentre tu. Dire... mentre tu, ecco, capitano, fuciliere di montagna, poi anche comandante della brigata leggendaria, bisogna dire, la brigata di fanteria di montagna 9, 9. composta per la maggior parte, vuol dire quasi solo, da, da ticinesi. Poi comandante anche della scuola di Stato Maggiore di Generale a Crienz, dove esatto. si vengono formati. Insomma, una carriera impressionante, brigadiere divisionario. Lei è stato anche a Roma a completare uno studio accademico, di livello accademico, una scuola di strategia militare. A Roma com'è andata? È andata molto bene, è stata un'esperienza bellissima, anche il contatto soprattutto con dei colleghi stranieri, la classe era formata da italiani delle forze delle tre diverse forze armate, dai carabinieri, eh, guardie di finanza, esercito marina, aeronautica, un allievo eh, civile e eh, due di solito due stranieri. Dunque una classe molto eterogenea, era bellissima questi scambi che avevamo. Io e il mio collega è stato un albanese, poi il collega eh, straniero era un marocchino. Amit, abbiamo veramente abbiamo scambiato. Ci sono alcuni episodi, aneddoti particolari in questo senso, con, soprattutto con Amit. Il che maropino. si possono raccontare. Ma sì, si possono raccontare, sì. perché è venuto a cena alla fine del Ramadan e. <ride> E abbiamo fatto una raclette e abbiamo detto: Ma da noi di solito con la raclette si beve il vino bianco? L'ho detto, ma sì, ne provo un goccetto. E poi ne ha bevuto un pochettino. E poi alla fine c'era il nocino, gli abbiamo dato il nocino, e lì è stato particolarmente apprezzato. Non è che abbia bevuto quantità industriali, ma alla fine per tre giorni non l'ho più visto a scuola. Comunque Maurizio tu sei stato a contatto con diverse realtà, tutto un po' partito almeno l'aspirante ufficiale di professione nel 1989 sì. e se parliamo del 1989 ovviamente è una data che ha segnato la storia perché è caduto il muro di Berlino mm. e perché c'è stata insomma, la contrazione del comunismo. Le tue scelte personali, individuali, anche quelle più intime sono mai state il riflesso della grande storia europea e mondiale? Beh, io sono sempre stato interessato a quello che uh, succedeva uh, a livello mondiale, ho cambiato anche durante il mio periodo di apprendistato, addirittura mi ero avvicinato un pochettino a leggere un pochettino qualcosa sul comunismo. <ride> e questi aspetti qui perché io ho, fatto veramente, ho abbracciato un po' tutto uh, lo spettro di quello che succedeva a livello internazionale però dico la verità, io ho cominciato la mia professione nota bene quando in novembre c'è stata anche la, vo la, la, la votazione per l'abolizione dell'esercito perché io sono entrato con una convinzione e malgrado questa euforia che c'era nell'89 che pace caduta del muro di Berlino io ho sempre avuto un aspetto, magari forse io mi considero una, una persona estremamente positiva, però io ho sempre detto dobbiamo fare attenzione che eh, il mondo per fortuna è composto da esseri umani e purtroppo l'essere umano, uh, uh, Abele, sì, sì. Caino, eccetera, eccetera, c'è sempre questa componente. Io sono sempre andato avanti con i piedi di piombo. Hai fatto bene perché tra l'altro la cronaca recente ovviamente purtroppo ci ha presentato una guerra orrenda che eh, viene svolta sul suolo europeo. Come hai vissuto e come vivi questa guerra? Ma io l'ho vissuta eh, in modo drammatico, anche se per me non era completamente... Una sorpresa, e adesso non voglio fare il gane, Ma io ho avuto il mio sostituto, il colonnello di stato maggiore generale Flavian Chaler, che è stato il primo svizzero che ha effettuato l'Accademia di stato maggiore a Mosca ed era stato anche capo missione per l'OSCE proprio nel Donbass. E nel 2017, eh, il primo di eh, ottobre, è venuto a lavorare da me. Per cui abbiamo avuto un grandissimo. Scambio di vedute, di opinioni in questo senso. E si vedeva che era latente questo fuoco che bruciava nello nell'oblast del Donbass. Si vedeva che c'era qualcosa e chi un pochettino eh, seguiva un po' questa situazione non escludeva a priori. La cosa che a me ha sorpreso è stata mm. la modalità. Certo. La modalità, però, non è una cosa veramente un fulmine completamente a ciel sereno. Per un ufficiale che presumo sia attrezzato per far fronte anche a certe immagini. Io quando ho fatto scuola recluta mi ricordo insomma, che ci mostravano delle immagini dei danni che può fare un proiettile su un corpo umano. È una cosa che mi è rimasta. Maurizio, tu eh, per fare questa carriera hai dovuto anche attrezzarti da quel profilo lì eh, per gestire l'orrore che la violenza e la guerra sa eh, generare. Ci sono sì. delle immagini che, che... Sì, ci sono delle immagini che, eh, beh, se io ho iniziato questa attività, questa carriera, è sempre consapevole del fatto che fondamentalmente eh, devo assolvere il mio compito fino al caso estremo, in casi estremi anche eh, con la vita. E questo è eh, un, un, un articolo del regolamento di servizio che vale per tutti i soldati, per cui quando ho in iniziato questa attività ero consapevole anche eventualmente fino a... Al andare fino all'estremo. E il fatto che ci sono poi stati degli eventi, degli episodi durante la mia attività professionale che mi ha fatto uh, avvicinare molto o, o, o entrare in contatto con la drammaticità anche della morte, la morte di una recluta, la morte di un sottufficiale che erano ai miei, ai miei, miei subordinati, per cui la consapevolezza della morte che, che dovrebbe bene o male accompagnare sempre la, la carriera o l'attività di un militare perché alla fine purtroppo nei casi estremi si arriva fino a fare uso di un'arma e l'arma si sa che purtroppo... Dunque c'è sempre stata questa consapevolezza. Mia moglie di colorità a volte ha difficoltà a capire questa cosa ma eh, è, è dentro di me questa cosa nell'andare fino alla fine. E... Quando, quando muore una recluta o un commilitone è come perdere un figlio è, sì. ho esagerato dirlo. no è così è così perché è un momento estremamente drammatico eh, quello che ho vissuto io quando ho visto il medico della rega che ha detto basta eh, tutti i contatti con la famiglia eccetera eccetera è un, un momento drammatico che ti forma anche ma, ma stai male stai male, ecco, sì. stare male un uomo in divisa un leader eh, un alto graduato può mostrare i lati più umani, anche la propria fragilità o deve necessariamente avere un contegno? Ma dico che il primo momento non c'è stata fragilità, sapevo che c'erano tutti gli altri, c'era una caserma, c'era una scuola che doveva funzionare, per cui eh, forse l'adrenalina. Io cercavo, sono andato a parlare con tutte, ho fatto tutte le caserme da Rolo, parlare con tutti i soldati, li ho presi con me, li ho parlato, cercato, eccetera, eccetera. Poi, la mattina, in contatto col contatto con il mio superiore che è venuto da me, c'è stato un, un momento che dove effettivamente ho, ho scoppiato a piangere. però eravamo nell'intimità con il mio superiore diretto. Ma stranamente, in quel momento, nel primo momento, c'era cioè, forse questa adrenalina, organizzare, fare, eccetera, eccetera, non, non mi è passata. Cioè, in certo. quell'occasione, non ho avuto. Una, un momento di debolezza anche quando alla fine sono andato a parlare con i genitori, ho eh, portato il corpo con i genitori, che, tra l'altro c'era pure mia, eh, mia moglie, eh, non c'è stata una debolezza, c'è stata questa cosa insita di, di supportare, mm -hmm. di avere questa cosa di supportare, di cercare di avere l'empatia col padre, la madre e la sorella di questa reclata. Eh, mi di supportarlo, di su ecco. proprio a supporto. Certo, l'empatia è una parola che abbiamo usato già un paio di volte esatto. rispetto diciamo, agli alti graduati dell'esercito negli anni 70-80, mi sembra per esempio che con la tua figura si, si faccia un passo avanti, cioè l'empatia è un elemento che sta bene in una divisa. Sì, assolutamente, perché io lavoro con gli uomini io dico sempre, anche con i miei partecipanti ai corsi di Stato Maggiore, siete la mia famiglia allargata perché durante il periodo dei corsi io vedo più i miei allievi che neanche la mia famiglia. Mm -hmm. Per cui questa empatia sia un, un aspetto fondamentale per un soldato che è a contatto con i soldati, perché si lavora con le persone, con i loro sentimenti, con le, le loro gioie, eccetera, eccetera. E forse una volta uh, l'empatia non era proprio <ride> una delle virtù <ride> principali dei <ride> de, de sì. superiori, ma faceva parte probabilmente del gioco, dell'ambiente a quel momento non era... Non era un'attitudine, una virtù, una, una caratteristica che era richiesta. Certo, dopo è chiaro che quando ci si sintonizza sull'empatia, vuol dire sintonizzarsi sui sentimenti, magari all'interno di una catena gerarchica come quella dell'esercito, eh, qualcuno può insomma eh, prendere una via diversa. Io volevo arrivare anche su questo punto. Eh, perché? Che libertà di, eh, rimane a un uomo che fa una carriera militare all'interno di un'istituzione molto gerarchizzata? Libertà voglio dire anche di dissentire di fronte a certi ordini? Ma io ho avuto la fortuna di avere sempre dei superiori che mi hanno permesso anche di agire con un certo margine di manovra. E eh, ci sono delle regole che devo rispettare, essendo stato anche arbitro di calcio, cioè ci Vabbè, mancherebbe certo. altro che le regole non le rispetto. Però all'interno di queste regole c'è sempre un margine di manovra e soprattutto, lo ammetto io da giovane, da giovane ufficiale, anche ho fatto diversi errori di condotta che, che mi vergogno ancora adesso anche da sottufficiale. ufficiale. E, e dunque se ci sono delle cose che io stesso, che mi vengono ordinate dall'alto, che però io stesso faccio fatica a capire il senso, allora io cerco, se nel margine di manovra che mi viene garantito, di eh, evitare in una maniera elegante di seguire alla lettera eh, l'ordine che mi viene impartito. A condizione che non metta, però, dal punto di vista in pericolo o in, in forse il compito ricevuto o il camerata che mi sta a destra e a sinistra. Perché io sempre ho sempre sfruttato pen... sì. forse anche con una mentalità un po' di colorità ticinese ho, cerco, ho cercato sempre con, passando degli anni di sfruttare questi margini di manovra che un superiore fondamentalmente dovrebbe dare per cui c'è la possibilità o, o, ovviamente ci fa piacere sentirlo perché la storia ci ha presentato dei casi, dei processi da Norimberga via quando i criminali eh, di guerra erano alla sbarra si giustificavano con una linea autosolutoria dicendo io eseguivo gli ordini. ecco. Sì, però anche da noi il nostro regolamento di servizio ci parla in modo chiaro che qualora ci dovesse essere un ordine che vada contro determinati principi, un superiore o un soldato addirittura può eh, evitare eh, di eseguire un ordine appunto, qualora non dovesse andare. Certo, mi viene adesso una riflessione da fare, noi abbiamo avuto ospite in questo studio Ignazio Cassis, che tra l'altro lei ha, eh, diciamo, Ignazio Cassis, entra nella sua nomina perché è stato lui come a ratificare esatto. la nomina a divisionario. Ignazio Cassis è stato anche un suo soldato, possiamo dire così. No, un mio ufficiale. Un suo era, ufficiale. Era nel battaglione, ho avuto la piacere di, di comandare il battaglione Carabinieri Montagna 9 ed Ignazio Cassis era il medico di battaglione per cui era uno degli ufficiali, dei, dei 12-13 ufficiali eh, nel, mio, nel mio Stato maggiore sì. Certo, però, appunto, come direttore del Dipartimento federale degli affari esteri, lui, di fronte all'aggressione della Russia in Ucraina, ha cercato di reinterpretare un concetto sacro per la Svizzera, che è quello della neutralità, partendo da un assunto etico, cioè siamo neutrali ma non indifferenti. Ecco, la sua posizione al riguardo qual è? Allora. Io sono rispetto innanzitutto la, la decisione rispetto alle decisioni politiche. Noi siamo l'esercito e lo strumento strategico in mano alla Confederazione per far fronte a delle emergenze a livello strategico. Per cui per me il primate della politica non rimane, è, in, è, sì. è in discussione. Il punto di vista della, della neutralità è anche il rapporto. Oh, a dirlo in italiano, il rapporto supplementare sì, sì. sulla politica di sicurezza si parla non tanto sulla, sulla neutralità, sul concetto di neutralità quanto la collaborazione mm -hmm. con gli stati vicini che per me è fondamentale sto un po' svincolando no, sul no, fatto no, no, della no, no, neutralità no, sì. ma per me è importante soprattutto questa collaborazione dal punto di vista militare, da militare, sì. di 35 anni che porta la divisa, per me è importante la collaborazione. L'aspetto la della neutralità io la lascio al politico. Certo, collaborazione che poi sarà evidente anche come comandante della divisione territoriale 3, come divisionario, perché si occuperà anche in collaborazione proprio con le autorità civili, per esempio caso di catastrofe, ecco, questa divisione si è occupata di Bondo per dirla. Ecco. Esatto, esatto, delle catastrofe. Delle catastrofi, eh, eh, La protezione militare terrestre di tutto ciò che si muove a, a, sul territorio del World Economic Forum e anche sotto il comando della divisione territoriale 3. Ed in più, uno dei compiti della divisione territoriale 3 è quello di mantenere i contatti con l'Italia. La Svizzera è composta da quattro divisioni territoriali e ogni divisione territoriale ha una responsabilità di tenere di mantenere i contatti e la divisione territoriale 3, visto che ha una lunga frontiera con l'Italia, uno dei compiti è proprio quello di mantenere i contatti con la, con la vicina Italia. Certo, lei avrà sotto di sé sette battaglioni, giusto? Bravissimo, Quasi. sette. Poi ha fatto i compiti. 9.500 uomini, Chiamina, quasi, sì. quasi, quasi 10.000 e avrà sotto di sé Ticino, Grigioni, Uri Svitto e Zugo. Esatto. Insomma, una responsabilità non da poco. Lei sente mai comunque il peso della divisa? Sì, lo sento, lo sento, ma 35 anni di carriera… <ride> Uno ci fa il callo, sì. Mi, mi si fa un pochettino il callo, infatti dico assumo questo, il compito della nuova divisione con un grandissimo rispetto, eh? un grandissimo rispetto però con un senso di dire mi, mi sento pronto poi mm. saranno poi i fatti che determineranno co, co, come lo faccio però chiaramente sì eh, la responsabilità e eh, il peso lo si sente però eh... Lo faccio volentieri, dico sì. la verità. E poi in un contesto comunque che sta cambiando, sì. è sempre in discussione. L'esercito, c'è chi dice, è troppo costoso, è in un paese neutrale. Però poi ovviamente durante la pandemia è a bondo. Si è visto a cosa serve l'esercito. Un esercito che deve rinnovarsi negli uomini o nei mezzi. Allora, prima di tutto, premetti una piccola... Sì? Vorrei fare una piccola premessa. Perché tante volte si dice, caro Damiano, costa. Uh -huh. E poi io, io pongo sempre la domanda, il costo deve essere rapportato a qualcosa? E io chiedo sempre, e facevo quando ero comandante della, della Brigata di Infanteria Montagna Noi, io chiedevo sempre, facevo le teorie nel, nelle unità dei soldati, gli dicevo, ma voi sapete quanto ammontano le spese annuali della Confederazione? Allora c'era chi arrivava ai 250 miliardi e chi mi diceva 7-8 miliardi. Chiaramente i 5 miliardi sui 7 miliardi è tantissimo, sui 255 è pochissimo. Ma noi dobbiamo avere dunque gli 80 miliardi più o meno eh, sì, eh, annuali sì, sì. e i 5 miliardi rispetto agli 80 sono tanti o sono pochi? Per cui io Insomma, ci tengo sì, sì, sì. sempre a mettere in relazione il poco e il tanto. Certo. Gli 80 I 5 miliardi rispetto agli 80 miliardi. La consigliera federale Viola Mer adesso mm. è in prospettiva, ci sono discussioni politiche sì. di alzare la spesa militare esatto. all'1%, ma è musica del 2030 se non 2035. Ah, esatto. anche, sì. Però è un esercito che deve rispondere anche a una nuova società. Una volta l'esercito magari si conformava nei graduati, ma anche un po' nel milite, nell'immagine del bianco svizzero eterosessuale. Adesso la società è molto cambiata, Abbiata. ci sono le donne, c'è la comunità LGBT che magari vuole avere accesso e rappresentanza anche nell'esercito. Come risponde? Allora, assolutamente, ehm, noi abbiamo già dei militi, degli ufficiali, degli alti ufficiali, dunque omosessuali, per cui assolutamente io continuo a partire dal presupposto, indipendentemente donna, uomo, eccetera, eccetera, ci devono essere le qualità e, 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 e poi cambia assolutamente niente abbiamo avuto un caso di un ufficiale professionista comandante di un battaglione Carri che un anno si chiamava Christian e l'anno dopo si chiama Cristina cioè da adesso si chiama Cristina in una Svizzera interna ha fatto, ha fatto scalpore questa cosa un ufficiale professionista e dunque non c'è assolutamente eh, non c'è assolutamente non abbiamo assolutamente mm. problemi in questo senso eh, come, riprendendo la domanda che mi hai posto precedentemente, rinnovare uomini o mezzi, bisogna sì rinnovare i mezzi, ma gli uomini si rinnovano automaticamente con la società, con la società per cui attualmente la società è fatta così, se entrano nel servizio delle persone che sono abili a fare servizio, sono motivati, hanno la capacità, va benissimo. Allora, lei ha portato l'armonica. Sì, te, 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 tu Maurizio hai portato l'armonica leggendaria esatto. e hai portato anche un film perché a noi piace un certo. po' andare a capire quali sono esatto. i gusti cinematografici. Esatto. Abbiamo già capito Sergio Leone, ma c'è anche un altro film che è nel tuo cuore. Vediamo sì. qual è. E secondo sì. me per qualcuno sarà una sorpresa. Sì. Perché sono salito quassù? Chi indovina? Per sentirsi alto. No. Grazie per aver partecipato. Sono salito sulla cattedra per ricordare a me stesso che dobbiamo sempre guardare le cose da angolazioni diverse. E il mondo appare diverso da quassù. Non vi ho convinti? Venite a vedere voi stessi. Coraggio. È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva. Anche se può sembrargli sciocco o assurdo. Ci dovete provare! Ecco, quando leggete, non considerate soltanto l'autore, considerate quello che voi pensate. Figlioli, dovete combattere per trovare la vostra voce. Più tardi cominciate a farlo, più grosso è il rischio di non trovarla affatto. dice molti uomini hanno vita di quieta disperazione. Non vi rassegnate a questo. Ribellatevi, non affogatevi nella pigrizia mentale, guardatevi intorno. Ecco così, bravo Prischi, grazie. Allora, sì. brigadiere divisionario Dattrino, L'attimo fuggente, per molti è un film icona dell'antiautoritarismo. Perché lei è, è, ama questo film? Ma uh, perché bisogna tante volte, soprattutto nella nostra professione, avere il coraggio appunto di vedere le cose sotto un altro aspetto. Ma d'altra parte anche la società normale deve avere il coraggio di vedere il militare sotto un altro aspetto. E dunque, questa ambivalenza di vedere le cose sia per il mondo militare, sia per il mondo civile, di vedere la cosa sotto, sotto un'altra prospettiva. Per cui, questo ritengo che sia estremamente fondamentale, ho avuto una volta anche. La pazza idea Rolo durante la scuola sottufficiale erano 200 allievi di salire anch'io, ho cercato di imitarlo ma il eh risultato si, sì, la sembra aperta sono salito anch'io sul, sul tavolo durante una teoria per cercare di far capire questo cosa. poi come hai capito veramente eh no, è però, stato eh sì. per vedere questa cosa eh, da un altro punto di vista che ritengo che sia fondamentale vedere il mondo il mondo militare, il mondo anche eh, di quello che sta succedendo, e parlo di geopolitica, vederlo sempre dalle diverse sfaccettature. Ma quello, ripeto, non è solo compito del sottoscritto del militare, ma anche colui che è contro il militare. Io ho tantissimi amici che sono contro il militare, poi ti racconto un piccolo aneddoto alla fine. Di avere il coraggio di salire sul tavolo e vedere anche il militare sotto un'altra ottica, non solo i 5 miliardi, le spese, eccetera, eccetera, ma vedere anche l'altro aspetto. De dell'esercito è un film che hai fatto vedere a tua figlia? Eh, penso che la guarda lei è molto, molto una cinefi la guarda moltissimo eh, per cui non, non mi ricordo più penso di sì non devo dire... Questa sarà devo... l'occasione se poi guardiamo... Esatto. Ci guarda stasera, dico magari, perché effettivamente è un film... Ma mi sembra che l'abbia visto, è, francamente. È, è un capolavoro. Allora, dobbiamo chiudere, siamo minuto 30, l'aneddoto, mi ha detto che voleva... L'aneddoto era, era il concerto dei Simple Minds, mi sembra 84, in Piazza Grande, io ero in giro con un gruppo di amici e c'era la bancarella per la famosa raccolta di firme per l'abolizione dell'esercito, tutti gli amici mm -hmm. contro, eccetera, eccetera, dovevano andare immediatamente. Io non ero, ero neutro, per cui c'è stato il famoso Gruppenzwang, che è questo obbligo sì. del gruppo, ci siamo avvicinati a questa bancarella, ho firmato ma penso una firma illeggibile, la mia firma penso che sia stata cancellata perché non ero proprio convinto né per uno né per l'altro. Maurizio D'Atrino, grazie di cuore veramente grazie per essere voi, venuto a te, a te. Al, al, allo specchio e allora seguiremo insomma dal primo luglio quando verrà appuntata la seconda stella, quella di eh, Divisionario. Avremmo potuto parlare anche di Torino Calcio, di Ambric, presidente degli juniores per tre anni di questo club della valle, ma insomma. Eh, non si può dir tutto. Eh? <ride> esatto. Eh, grazie. grazie a voi, grazie, grazie a te Grazie a tutti. Grazie anche a voi per essere stati in nostra compagnia. Ci rivediamo la settimana prossima con un'altra edizione dello specchio. Buona serata.